Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso volevo parlare di un video, non tanto sui misteri come quello che faccio di solito, ma di un video un po' diverso. Ovviamente vorrei dire che sono favorevole nel mostrare gli animali ai bambini. Molte persone, falsi moralisti e falsi perbenisti, dicono che non è giusto che gli animali vengano sfruttati nei circhi, oppure molti falsi animalisti dicono che negli zoo non ci devono stare, che non è giusto tenere gli animali in gabbia. Io invece vorrei dire che i bambini hanno voglia, hanno bisogno e voglia di vedere come sono fatti gli animali dal vivo, e quindi dovete dare l'opportunità ai bambini o ai ragazzini di vedere almeno una volta nella vita come è fatto un leone, come è fatto una tigre, come è fatto un elefante, come sono fatti tutti quegli animali che per natura non potete vedere in un habitat urbano. Anche la città è un habitat naturale, purché ci sono i palazzi, purché ci sono le strade, i lampioni, è pur sempre un habitat, la città, i paesi. Vorrei fare la proposta che dico che è giusto che gli animali devono essere visti dai bambini. Semmai gli zoo safari sono una cosa buona, una cosa che io tollero, come tollero anche gli zoo non safari. A fare i safari a me piacciono anche i parchi nazionali, quello di mostrare gli animali anche agli adulti. Anche gli adulti hanno bisogno di vedere gli animali che non potranno mai vedere almeno una volta tanto. Dobbiamo dare questa opportunità di far vedere che questi animali esistono. Il fatto che molta gente dà per scontato che esistono mucche, tori, buoi, cavalli, pecore, cani, gatti, oche, papere, galline, uccelli, tutti gli animali che si possono vedere tranquillamente in fattoria, è opportuno che i giovani, i bambini e gli adulti possano andare ad ammirare gli animali che non potranno mai vedere perché non sono nati in Africa, perché non sono nati in Tasmania, non sono nati in Australia, non sono nati in America Latina. Io volentieri andrei a fare un viaggio in Patagonia, oppure un viaggio nell'America Latina dove stanno gli animali. Non mi viene il termine giusto di dire quella tipo di foresta che sta in America Latina, a parte la Patagonia, la foresta pluviale. Mi piacerebbe andare a visitare gli animali nel loro ambiente naturale, mi piacerebbe vedere l'esistenza degli animali anche nelle gabbie. Io non mi accontento di vedere gli animali in televisione o nelle fotografie, io voglio vedere gli animali dal vivo. A volte ho visto pure animali imbalsamati quando andavo nei musei di storia naturale. Vedevo che c'erano molti animali imbalsamati, animali che potevo vedere pure a qualche chilometro dalla mia città. Il fatto di mostrare gli animali ai giovani, ai bambini, agli adulti è cosa buona, è cosa bella. Infatti lo dice anche nella Genesi che l'uomo è stato creato per sovrastare su tutte le bestie, su tutti gli animali. Perciò, se
Dico che è quasi inutile lamentarsi se l'uomo sfrutta gli animali, se l'uomo è padrone di tutte le bestie. Io invece sono contrario all'estinzione degli animali. Vorrei vietare la caccia per sport o anche vorrei vietare la pesca per sport, perché questi non sono sport, sono degli omicidi in quasi ne uccidi un essere vivente. Però io dico che sono stato pure a volte negli zoo o nei circhi, a me piacciono quegli spettacoli. Sono contro il fatto che li fanno, che li estinguono, li ammazzano totalmente, come hanno ammazzato totalmente il tilacino, come hanno ammazzato totalmente il dodo e qualche altro animale che, come il mammut, che adesso stanno facendo di tutto per far ritornare in vita un mammut. Ma io dico che non è cosa brutale quella di mandare le persone negli zoo o nei circhi, niente affatto. Io poi sono favorevole pure ai parchi nazionali, non c'è cosa più bella che fare un viaggio turistico in un parco nazionale. Qui in Italia di parchi nazionali ce ne sono tantissimi e di vedere per la prima volta come è fatto un lupo o come è fatto un orso abruzzese o per vedere per la prima volta i camosci e vedere anche la capra ibes tibes, vale a dire lo stambecco, è cosa meravigliosa. Mi metterei contro l'estinzione di questi meravigliosi animali, ma sono favorevole nel mostrare al pubblico che questi animali esistono. Altrimenti la gente inizia a dire che quegli animali non esistono. Uno può dire che non esiste il tricheco perché non l'ha mai visto, può dire che non esiste il drago perché non l'ha mai visto. Invece nell'Antico Testamento spesso e volentieri si parla di draghi, cosa che gli altri non notano, notano soltanto il fatto dei giganti, soltanto perché lo dicono Zaccaria Sitchin, Corrado Malanga e Fabio Biglino, ma non fanno attenzione che esistono anche altri tipi di animali, sempre nella Bibbia, ma pure nella vita reale, questa qui, anche se ci sono gli animali, cioè praticamente vedere un animale per la prima volta, anche quegli animali in via di estinzione o quegli animali di cui l'essere umano non conosce, è cosa piacevole, cosa emozionante. Se io tutto ad un tratto vedo un animale che nessun altro ha mai visto, neppure io, meraviglierei tantissimo e gli farei una fotografia e la metterei su internet. Prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teorie, a pari di mie opinioni, e con questo è tutto. Un abbraccio dal Gran Mitico.